Ciao ragazze, ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo in questa location, tra l'altro fuori piove tantissimo. È il video della rubrica acquisti naturali del mese di luglio, giugno, dai, luglio soprattutto, in collaborazione con i piccoli canali Power, che sono ovviamente i link di tutti i ragazzi che partecipano a questa rubrica mensile. Io non partecipo tutti i mesi perché non faccio tantissimi acquisti naturali, però ogni tanto praticamente passo 2-3 mesi senza acquistare niente e poi boom, faccio un haul un pochino più grande. E fanno parte di questo gruppetto Marti del canale Angolino Magico, Daniela del canale Peonia Blu, Rossella del canale Logico Bio, Giulia del canale Kina Yoshimoto, Giuseppe del canale Signor JJ, infatti lo chiamiamo JJ, e Giulio del canale Giulio l'Elefante. Vi lascio ovviamente sotto, giù nell'info box, tutti i link a tutti i loro canali. Mi raccomando, andate a vedere i loro video ed iscrivetevi al loro canale perché hanno dei canali molto interessanti. E passiamo ai miei acquisti del mese di luglio. Vi preavviso che ci sono state delle chicche, veramente delle chicche, perché mi è stato fatto un regalo, molto posticipato, il regalo a luglio per il mio compleanno, perché ci sono state alcune, le mie carissime amiche Elisa e Barbara, che ovviamente hanno pensato a me, hanno detto non ci siamo viste a marzo per le varie ragioni, adesso ti facciamo un regalino, e mi hanno regalato un set bellissimo, vediamolo subito, di questa linea nuova di Biofficina Toscana. Vi avevo parlato nel video delle nuove uscite del mese di giugno, ve lo lascio qua, e si tratta della linea alla mela. Sapete quanto io adori la mela, io adoro la profumazione della mela, anzi la uso subito perché buonissima. Questa è una profumazione di mela verde, sì, si sente proprio mela verde e menta. Cosa mi hanno regalato? La linea è composta da diversi prodotti. Loro mi hanno regalato il detergente viso purificante, vi faccio vedere il prodotto bene qua perché vado di fretta, proprio prima della vacanza registro questo video perché mi dispiaceva tantissimo non registrarlo in collaborazione con i ragazzi dei piccoli canali Power, quindi intanto ve lo faccio vedere così. Detergente viso purificante con mela e menta bio toscane, Biofficina Toscana, un marchio squisito, veramente interessante, quindi questa novità non vedo l'ora di provarla, al ritorno sicuramente la proverò. Poi abbiamo il deodorante in crema purificante, anche questo l'ho già, diciamo, sentito, l'ho già swatchato e l'odore è molto molto buono. Questo quasi quasi me lo porterei in vacanza, però devo testare un attimino la sua efficacia, perché su di me i deodoranti bio a volte non sono molto efficaci. Quindi devo essere sicura al 100% prima di andare in vacanza, amici, parenti, insomma, si vede un po' di gente, anche se non si può avvicinare troppo alle persone, però il deodorante deve essere buono. Comunque sicuramente sarà di buona qualità, vediamo se tiene, vi farò sicuramente sapere. E poi il terzo prodottino in assoluto del quale ero più curiosa di tutti gli altri è questo gel idratante oil free con mela e menta più le sfere di vitamina E. Infatti all'interno, se vedete, ci sono queste sferette del color verde del tocoferolo, della vitamina E. Io ho provato sulla mano questo prodotto, infatti lo apro perché tanto ritorno dalle vacanze, anzi forse me lo porto quasi quasi in vacanza perché il beauty della vacanza l'ho già preparato, però quasi quasi me lo porto perché ha una consistenza leggera, per la pelle grassa è ottimo, dopo l'esposizione al sole è ottimo, infatti mi piace moltissimo come concept questo prodotto. Un prodotto di questo tipo non l'ho ancora visto in nessuna casa cosmetica, bio non, così proprio un gel idratante al posto della crema, perché effettivamente con questo caldo un gel ci vuole. Sicuramente la vitamina E aiuta a ripristinare il film idrolipidico della pelle, aiuta ad idratarla, sono super curiosa, quindi lo proverò e vi farò sapere. Poi un altro bellissimo regalino delle mie amiche Elisa e Barbara, ancora tanti baci a loro, è questo sapone 100% di origine naturale che la mia amica Elisa ha acquistato nella bioprofumeria a Correggio del marchio Faith in Nature. È un sapone all'arancia fatto a mano, vi faccio vedere proprio all'interno come si presenta la saponetta. Vi dico già che l'odore è, cioè, sembra l'arancia, sembra, mi viene quasi da mangiarlo, ve lo giuro. Io pongo tante speranze in questo sapone, anche perché il sapone che vi ho fatto vedere nei prodotti finiti, forse, adesso non mi ricordo più, insomma c'è stata una saponetta, vi metterò qua il video, che mi ha regalato sempre questa mia amica Elisa, e trova veramente delle chicche. Padrushka, grazie, sapete che io la chiamo Padrushka perché Padrushka in russo vuol dire amica.
e noi abbiamo questo nomignolo tra di noi molto carino. Lei trova sempre delle chicche, anche questo sapone qua è fatto in Inghilterra. E il pack è bellissimo, sicuramente di cartone riciclato, veramente ho tante speranze per questo prodotto. Quando torno dalle vacanze lo proverò, lo testerò e vi farò sapere anche per lui. Poi i regalini non sono finiti qua, perché c'erano all'interno anche i campioncini confezionati benissimo. Tra l'altro tutto era nella scatola di Bioficina Toscana, che purtroppo mio moroso mi ha buttato. Madrusca, Giorgio l'ha buttata, è colpa di Giorgio. No, scherzo ovviamente. E niente, abbiamo buttato la scatola, quindi non ve la posso far vedere, però i prodottini erano tutti ben confezionati, con i bigliettini delle mie amiche, delle mie care amiche. Passiamo ai campioncini. Allora, di Bioficina, tutto ovviamente perché l'ordine è stato fatto da Bioficina, e mi hanno messo il gel detergente delicato da provare, e questo quasi quasi me lo porto diretto in vacanza perché è molto buono, l'avevo provato una volta e mi piaceva davvero tanto. Gel gambe leggere. Anche questo, secondo me, dopo le passeggiate oppure dopo la giornata al mare, può essere un tocca sana. Porto anche lui, tanto lo spazio ce n'è, sono leggerissimi questi campioncini. Doccia shampoo, note legnose, quasi quasi questo lo regalo a mio moroso, così è felice. E balsamo volumizzante protettivo. L'avevo già acquistato una volta, non mi è dispiaciuto, era un po' troppo leggero per i miei capelli lunghi al tempo. Proverò con i capelli corti, vi farò sapere. Quindi grazie a Bioficina Toscana per questi campioncini e grazie alle mie amiche per questi bellissimi, adesso li sto raccogliendo tutti, per questi bellissimi regali, mi sono piaciuti tantissimo. Passiamo a quello che ho acquistato io. Allora, all'inizio del mese ho acquistato questo detergente intimo della nuova linea all'alga spirulina di Ecos, Alti Gotà. Praticamente sono a metà, sì, anche di meno, cioè adesso ne sento proprio pochissimo. Lo stiamo utilizzando e mi è piaciuto tantissimo, a partire dal pack che è molto molto bello. Questo verde nella telecamera forse un po' più chiaro perché c'è proprio la luce naturale, nonostante piova la luce naturale entra ben dalla finestra. E il pack è un pochino più scuro, è simile ai miei cuscini che sono sempre presenti, tra questo. Ok, è un po' storto e ci piace moltissimo, la giusta consistenza, non è troppo liquido né troppo geloso, non va ad aggredire la zona, insomma, perfetto. A me è piaciuto tantissimo, 3,50 euro, quindi ovviamente i prezzi per gli altri prodotti non ve li ho detti perché erano regali. Però sì, sicuramente lo riacquisteremo. Il detergente intimo è uno di quei prodotti dove io di solito sperimento abbastanza, quindi insomma, sicuramente vedremo anche altre marche, altri detergenti intimi. Passiamo a qualcosa di mangiareccio. Allora, ora ho acquistato questi biscotti della Galbusera, cereali G, granola e frolla. I benefici dei 5 cereali con pezzi di cioccolato. No vabbè, adesso non so quanto sia naturale, però dice filiera grano 100% italiano, Galbusera, ricchi di fibre. Insomma, mi sembra un prodotto abbastanza naturale, spero che i miei colleghi me lo passino. E vi dico che questa è una droga, perché questi biscotti all'inizio ne assaggiate uno, dite vabbè non sa di niente, secondo, terzo, quarto, non finite più, sono veramente ottimi. Ve li consiglio e ci sono piaciuti tantissimo, anche mio moroso. Li prendevamo con il tè, erano belli croccanti, anche pocciati proprio nel tè, perché lui di solito li poggia nel tè, io li mangio così. Però sicuramente li riacquisteremo, costano un pochettino, li abbiamo presi all'S lunga per 3,50 euro circa, che non è poco perché non sono tantissimi. Però li riacquisterò perché erano davvero ottimi e non troppo dolci, come piace a me. Qua passiamo al livello superiore. Cioccolata, questo è più dolce, ovviamente, cioccolata bio al latte, 32% cacao, della Lidl. Io la acquisto alla Lidl, di questa linea Fair Globe, e ci sono diversi prodotti di questa linea qua. Allora, vi dico che io con questa cioccolata ho trovato proprio la pace dei sensi. Intanto non è troppo dolce, non è stucchevole, non si scioglie col caldo, ma non è troppo dura. Insomma, non è né da tenere in frigo, né da tenere in dispensa. Insomma, la tenete dove volete perché non si scioglie con questo caldo. A me è piaciuta tantissimo, è sottile, è una goduria mangiarla. Però anche qui, come con i biscotti, bisogna stare attenti perché un pezzettino tira l'altro, questo sicuramente. Però se non l'avete ancora provata, provatela, perché anche la confezione è molto bella, anche come regalo ci potrebbe stare. Prodottino moroso. Abbiamo riacquistato questa cera per i capelli della Sante, che lui adora. Avevo dedicato un post a questa cera
all'olio di cocco sui miei Instagram. Se non mi dovesse seguire, seguitemi su Instagram perché ci saranno delle chicche anche nel mese di agosto. L'ha già utilizzata un pochettino, è da prelevare col dito. Gli piace moltissimo, è da anni che gliela riacquisto a mio moroso, perché non è forte, non aggredisce i capelli, anzi li ammorbidisce. Ogni tanto la uso io anche così per fare il chignon, per fare il ciappetton, insomma come io oggi perché c'è caldo, però non so, ho detto mi metto il maglioncino verde che ho comprato da Zara ma sto già sudando, non mi sembrava il caso di spogliarmi tutta, però vabbè, per il video, sopportatemi così. Allora, quindi questa cera qua io la adoro, l'adoriamo in famiglia in generale, ma lui soprattutto, perché dà quella brillantezza ai capelli senza aggredirli e lasciandoli morbidi. Li lascia comunque in piega come li mettete, però senza avere l'effetto legno, no? Così non fa neanche male ai capelli, e poi l'olio di cocco fa benissimo, quindi li ammorbidisce e li rafforza, quindi questa ve la consiglio tantissimo. Vi dura molto tempo, ormai la usa da 5-6 anni e gli piace tantissimo, mi chiede sempre di ricomprarla, quindi questa è una conferma, già lo so, però l'abbiamo ricomprato un'altra confezione nel mese di luglio. Un altro prodotto capelli è questo spray di Natura Siberica che ho acquistato qualche mese fa, però lo inserisco nel mese di luglio perché ho cominciato ad utilizzarlo nel mese di luglio. È un conditioning spray, quindi è un balsamo condizionante in spray da mettere sui capelli. Mi sto trovando abbastanza bene, rende i capelli leggeri, luminosi, voluminosi anche, non male, non è un effetto ovviamente wow, non direte oh che bei capelli, non toglie il crespo, quello no, però è un bel prodottino, ha un buonissimo odore, la confezione è stupenda, sì, ha un buon odore di bacche, perché Ablipiha è una bacca, non so bene in italiano cosa significhi, perché Ablipiha in russo lo so cosa significa, una bacca di bacca rossa. Adesso non mi viene ancora in mente, magari ve lo scriverò giù nei commenti. E mi piace come prodottino, vabbè, arriveremo nei finiti a parlare di lui, però intanto ho cominciato ad utilizzarlo nel mese di luglio e l'ho comprato sul sito di Biovita. Stiamo arrivando agli ultimi due prodotti. Un altro prodotto che ho messo in uso un pochino di più nel mese di luglio, ma ce l'avevo da un po', è come se avessi acquistato, ho fatto shopping nei cassetti, è questa argilla verde regalatami, no, non mi è stata proprio regalata, abbiamo fatto lo swap con la mia amica, sempre Patrushka, quella degli regalini all'inizio, e lei questa argilla, non avendo la pelle grassa, non avendo delle problematiche di acne, non l'aveva, cioè l'aveva comprata ma l'aveva un po' abbandonata, di Argilets Laboratoire, argilla naturale 100%, ed è francese, suppongo, sì, è francese, e la sto utilizzando, l'ho utilizzata di più nel mese di luglio perché avevo la pelle più grassa effettivamente, e mi sta piacendo abbastanza, è bella strong perché è molto seccante. Però insomma vedremo poi come andrà a finire. Questo marchio è molto interessante perché io non l'ho mai trovato, infatti questa mia amica trova sempre delle chicche, quasi quasi faccio prima a chiedere a lei, è più youtuber lei che io, infatti, e gli devi fare dei video, e quindi niente, proviamo a volevo provare, visto che è un tubettone bello grosso di 400 grammi, volevo provare ad utilizzarla anche sul corpo eventualmente. Fatemi sapere i diversi usi dell'argilla, questa è proprio 100% naturale, ready to use, quindi pronta all'uso, argilla verde, è proprio l'apro così. È proprio un'argilla verde fatta in questo modo, normalissima. E fatemi sapere se la posso utilizzare eventualmente anche su tutto il corpo. Che ne so, forse mi fa bene anche per la cellulite, per le cosce. Se funziona, sono sempre contenta. Quindi fatemi sapere come utilizzate voi l'argilla verde. E poi l'ultimo prodotto che ho abbondantemente usato nel mese di luglio è questo olio di mandorle dolci, che poi ho comprato a luglio e lo sto praticamente... E non è a metà, dai, tre quarti, io ho anche rotto il tappo, vabbè. Perché è in vetro questo prodotto, quindi per salvarlo una volta l'avevo messo, mi ero tutta oleata in bagno, mi è scappato, caduto, meno male che si è rotto solo il tappino in plastica, questo non si è rotto, grazie a Dio, perché sennò sarebbe stato un disastro. Olio di mandorle dolci di Equilibra, un grande classico, lo conoscono in tantissimi questo prodotto qua, è un buon prodotto, lascia la pelle... Ha proprio anche il dosatore, quindi questo è comodo, ecco.
Eccolo qua, con il buchino piccolino, è molto comodo, ovviamente sì, quando la confezione è in vetro dovete stare un attimino attenti a versarvelo. Lo applicavo o in doccia direttamente, oppure dopo essere uscita dalla doccia, dopo essermi asciugata, mi piaceva moltissimo, sulle gambe dava questo effetto proprio di pelle liscia, di pelle curata, idratata, nutrita, mi piaceva tantissimo, quindi lo conoscete già, insomma, costerà 3-4 euro al Tigotà ed è proprio olio di mandorle dolci puro, non c'è nient'altro. Quindi made in Italy, quindi assolutamente un prodotto che mi è sempre piaciuto, l'ho sempre ricomprato. Bene ragazzi, allora questi erano tutti i miei acquisti naturali del mese di luglio. Non erano tantissimi, vedete che io non faccio tantissimi acquisti naturali perché vario un po'. Vedo un po' cosa mi piace, guardo l'INCI dal punto di vista individuale mio. Però mi fa tanto piacere collaborare con i ragazzi, quindi mi raccomando, andate a vedere i loro video perché loro sono stati molto più tempestivi di me. sono arrivata un po' in ritardo, quindi andate a vedere i loro canali, i link ve li lascio giù nell'info box. Vi mando un grande bacio e un abbraccio e niente, tra poco praticamente parto per le ferie. Quindi vi saluto ancora e una buona giornata, buona serata, ciao!